Salve a tutti, sono la dottoressa Caterina De Santi, odontoiatra. Per qualunque curiosità potrete contattarmi all'email studimedicidesanti@gmail.com e sarò a disposizione per qualunque quesito. Oggi parliamo di edentulia parziale o totale, ovvero quando manca un elemento dentario nel cavo orale. Cosa comporta? Innanzitutto la mancanza di uno o più elementi dentali è una vera e propria menomazione, poiché in realtà non si assolve bene alla funzione né masticatoria né fonatoria e anche la funzione estetica. Oggigiorno è anche importante sottolineare l'aspetto estetico che può dare, può conferire sicurezza al paziente, è inevitabile. Allora, quando manca un elemento dentario come in questo modellino, si può apprezzare? Quando manca un elemento dentario è un problema per il dente precedente, per il dente successivo, quindi per i denti accanto, e per il dente dell'arcata superiore, perché in questo caso l'edentulia dell'esempio del modellino era inferiore. In effetti, quando manca un elemento dentale, la gengiva e l'osso tendono a riassorbirsi e quindi di togliere la protezione dentale e in effetti gengivale e ossea dagli elementi adiacenti e quindi diventeranno degli elementi più vulnerabili perché il cibo impatterà in una maniera alterata ai denti superstiti, tra virgolette. E perché la gengiva riassorbendosi e l'osso ritirandosi tendono ad esporre delle parti anatomiche che in realtà sono nobili e vanno protette come la radice del dente, dei denti accanto, e quindi si può subire una sensibilità dentale, una motilità degli altri denti che subiscono uno stress e un carico masticatorio e funzionale alterato, perché la distribuzione delle forze non è più uniforme su tutti gli elementi dentari, ma altri denti devono sobbarcarsi di un compito che non è proprio il loro. Inoltre, adesso abbiamo fatto l'esempio del se manca un dente nell'arcata inferiore. Nell'arcata superiore, il compagno di occlusione tenderà a cercare l'antagonista e ad allungarsi perché non lo trova, quindi si perde anche l'elemento superiore, con gli stessi problemi di motilità, sensibilità e di perdita della funzione della distribuzione del carico. Ricordiamo che quanto succede a livello delle arcate dentali, la curva di Spee, così chiamata, si manifesta il tutto anche nelle articolazioni temporomandibolari. Quindi a livello muscolare, neuromuscolare e posturale potremmo riscontrare dei problemi fino a, proprio anche all'interno del disco di questa articolazione, che è l'articolazione temporomandibolare, si potranno avere delle alterazioni, proprio anche dalla soltanto una mancanza di un elemento. E quando manca più di un elemento, il problema diventa ancora più grave, quindi anche per la digestione. Quindi la salute orale è proprio la salute globale. Come si può riabilitare? Ogni paziente è necessariamente da seguire in maniera diversa, attraverso le radiografie sistemiche, quelle piccoline, o l'ortopantomografia, che nelle due direzioni ci fa vedere la quantità dell'osso, e attraverso la TAC, nelle tre dimensioni, ci fa vedere la qualità anche dell'osso, noi possiamo riabilitare attraverso, per esempio, degli impianti che sono delle vitine, per la maggior parte in titanio, nickel titanio, dipende dal materiale, dipende dal paziente, sono delle vitine che si mettono nell'osso e poi si riabilitano con delle capsule e che poi in base al caso possono essere di diversi materiali, zirconia, metalloceramica, insomma la visita è strettamente personale, anche la riabilitazione. Qualora non si potesse attraverso la parte, diciamo, ossea, si può riabilitare
sui monconi naturali, quando l'osso non è abbastanza o non è di una buona qualità o non si può fare un innesto osseo, si può parlare, poi magari ne parleremo più avanti in maniera più specifica, si può riabilitare sugli elementi naturali del paziente, ovvero il dente prima e il dente dopo si riducono un pochino e sempre in maniera fissa si può ottenere un ponte. Quindi riabilitare è importante, riabilitare anche un'intera arcata con dai 4 ai 6 impianti si può fare anche a carico immediato in una sola seduta, come si sente spesso dire, però ogni soggetto è estremamente diverso, quindi ci si reca dal dentista e assieme si opta per la soluzione migliore affinché la salute orale diventi davvero una salute globale. Magari approfondiremo questi argomenti in una maniera più tecnica e specifica la prossima volta, oppure resto a disposizione per qualunque quesito alla email studimedicidisanti@gmail.com. Un saluto dalla dottoressa Caterina Di Santi.